siamo diretti a Pecina, un paesino vicino a Almeria. Intorno all'anno 1000 aveva una sua caratteristica, era un luogo dove venivano portati i prigionieri fatti dei muri. Vi erano anche gli ebrei specializzati nella castrazione di questi schiavi. Buenos días, compañero. Oggi una nuova rotta, siamo diretti a Pecina. Ci sono 24 gradi e il cielo è nuvoloso, quindi diverso dal solito. Siamo sempre abituati ai paesaggi, quindi con sole nel deserto, con temperature elevate. Oggi forse è prevista anche pioggia. Prima di riprendere il viaggio, per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Siamo fermati a fare carburante e abbiamo scoperto che danno in più 7 euro di carburante gratis. Pochi minuti di auto da Almeria, capoluogo della comunità autonoma andalusa, andiamo alla scoperta di Pecina, luogo poco noto, ma ricco di storie ed interessanti curiosità. Ha una grande importanza poiché Pecina era il Bajigliana dominante, di cui ci parlano i geografi e gli storici arabi, origine e culla della città di Almeria. Le prime notizie che danno rilevanza storica a questo luogo fanno riferimento all'esistenza di un'importante città, la romana Urci, situata nelle vicinanze dell'attuale Pecina. Nell'anno 884 giunsero a Pecina alcuni marinai del Nord Africa che insieme a yemeniti, ebrei e mozarabi formarono un popolo e costituirono una repubblica marinara, proteggendo con un muro la popolazione che si era formata attorno alla moschea di Umar. Pecina divenne una fiorente città dove l'industria della seta e dei suoi telai assunse un'importanza rilevante. Un numero crescente di artigiani e mercanti si raccolse tra le sue mura. Intorno al 955 trovarono un rifugio tra le mura di Pecina pensatori, filosofi e sufi. In fuga dall'intolleranza e dal pericolo a cui erano sottoposte in altre regioni a causa della diffusione delle loro idee. Per molti di loro rifugiarsi a Pecina significava salvarsi la vita. La
Le cronache raccontano che durante la dominazione islamica, soprattutto intorno al X secolo, la locale comunità ebraica di Pecina era specializzata nella castrazione dei sakaliba, termine arabo che indicava gli schiavi bianchi deportati dalle coste dei paesi cristiani, Oriente, Nord Africa, Sicilia e la stessa Andalusia, che successivamente venivano trasferiti al mercato di Almeria per essere posti in vendita. Inoltre è possibile trovare la chiesa apostolica di San Galesio, che si trova sul Paseo della Iglesia. Il tempio fu riconosciuto sede vescovile di Roma dagli apostoli all'inizio del IV secolo. Secondo gli atti del regio notaio, la chiesa attuale esisteva già dai tempi dei re cattolici. E allora andiamo a est. Hai mai sentito parlare di Agua Caliente? Nella prossima puntata vi portiamo alla scoperta del poblato di Los Albaricoques, conosciuto dai più appassionati del western italiano come Agua Caliente, perché qui Sergio Leone ha girato le sequenze finali di Per qualche dollaro in più. Inoltre visitiamo il sito storico del Corrijo de los Frailes, luogo che ritorna nei versi di García Lorca nel volume Nozze di Sangue. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.